Allora ragazzi, oggi vi do un compito molto molto importante. Di cosa si tratta, prof? Dovrete dirmi che cosa volete fare da grandi. Oh, non c'è dubbio, io voglio fare l'astronauta. Io voglio fare la rockstar. Oh, a me piacerebbe diventare un bravissimo dottore. Oh, io voglio fare il pittore. E tu, Giorgio, che cosa vorresti fare da grande? Oh, beh, a me piacciono tantissimo le auto da corsa. Voglio fare il meccanico. Oh, sono tutti dei lavori molto belli, ragazzi. Adesso vi faccio una bella sorpresa. Per ognuno di voi organizzerò una gita per vivere quel lavoro. Oh, sì, è un'ottima idea! Inizieremo proprio da George, quindi domani ti porterò a visitare un'officina meccanica. Oh, davvero, che bello, non vedo l'ora, sono emozionatissimo. Allora, George, sei emozionato? Oh sì, maestra, tantissimo, non vedo l'ora di vedere questo fantastico lavoro. Ok, allora buon divertimento, conoscerai davvero tante persone simpatiche. Oh, grazie maestra, ci vediamo più tardi. Ok, ciao George, ciao. Ehi, tu devi essere George, vero? Oh sì, tu devi essere Cars. Esatto, allora la tua maestra mi ha detto che ti piacerebbe fare il meccanico. Oh sì, io adoro le auto da corsa, è sempre stato il mio sogno. Beh, tra poco inizia il nostro allenamento. Dobbiamo correre a tutta velocità, ma prima dobbiamo far benzina alle auto. Oh davvero, posso farlo io? Credo proprio di sì, non c'è nulla di pericoloso. Vieni, ti mostro dove si fa. Oh sì sì, andiamo, che emozione! Le auto arriveranno qui davanti. Tu non devi fare altro che prendere quella pompa gialla e fare benzina. Sai come si fa, vero? Oh sì sì, certo, tante volte la faccio anch'io al mio papà. Perfetto, allora ci vediamo tra poco. Oh, che emozione! Finalmente mi fanno fare qualcosa che mi piace. Ecco, sta arrivando la prima automobile. Bip bip, pit stop. Devi fare benzina, vero? Ci penso io. Oh, benzina fatta, puoi andare. Grazie. Oh, è divertentissimo. Ecco, facciamo un'altra benzina. Ecco qui, benzina fatta. Grazie. Ehi George, allora come sta andando? Oh, alla grande, mi sto divertendo tantissimo. Bene, sono felice. Dai, fammi benzina che devo tornare all'allenamento. Ecco, subito. Pronto, puoi andare. Grazie. Eccomi di nuovo qui. Ecco, altra benzina fatta. Grazie. Oh, sembrava così emozionante, ma in realtà è troppo ripetitivo. Uffa, mi sto annoiando. Eccomi di nuovo qui. Senti, ma stavo pensando, non è che potrei gareggiare anch'io? Assolutamente no, George. Correre ad alta velocità è molto pericoloso. Dai, ti prometto che vado piano. Per favore, ti prego. No, George, mi spiace. L'unica cosa che ti posso far fare è far benzina. Uffa, e va bene. Ecco, facciamo benzina. Grazie, George. Dai Lunetta, spargi bene questo liquido. Oh sì sì Romeo, così tutti i piloti andranno fuori pista. Dai dai, perfetto, presto nascondiamoci così possiamo assistere alla scena. Oh, devo trovare una soluzione, io voglio gareggiare, non voglio far sempre benzina. Qui c'è un furgone aperto, quasi quasi mi nascondo dentro così potrò gareggiare anch'io e nessuno lo saprà mai. In posizione, 3, 2, 1, via! Via! Ehi, guarda Romeo, sono partiti! Oh, godiamoci la scena! Oh, ma che cos'è? Oh no, aiuto! Oh, mi sono fermato giusto in tempo! Aiuto, aiuto! Ma che cos'è? Chi c'è lì dentro? Aiutatemi, sono George, sono intrappolato nel furgone! Aspettami George, vado a chiamare aiuto. Guarda, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Presto, andiamocene. Presto, dottoressa, mi segua. Oh mamma, ma che cosa è successo? Non lo so, hanno sbandato tutti. Tutta colpa di questo liquido a terra. Io per fortuna me ne sono accorto e ho frenato in tempo. Nel furgone è intrappolato un bambino. Oh, dobbiamo tirarlo fuori subito. Ci penso io, dottoressa. Lei intanto curi gli altri miei amici. Ok, va bene. George, adesso ti tirerò fuori, non preoccuparti. Eccoti, vieni, sei libero. Oh, grazie Cruz, sei stato gentilissimo. Vieni, andiamo a vedere se la dottoressa è riuscita a curare tutti. Ok, ok, andiamo.
State tutti bene, ragazzi? Oh sì, grazie, Cruz, non ti preoccupare, siamo bene. Per fortuna non ci è successo niente. Hanno solo qualche piccolo livido, ma niente di grave. Oh, grazie mille, dottoressa. Ma tu piuttosto che cosa ci facevi nel furgone? Oh, scusatemi, volevo a tutti i costi gareggiare anch'io. Ma non mi avete dato il permesso e così mi sono nascosto nel furgone per fare una gara. Lo sai che hai rischiato molto grosso, queste cose non si fanno. Già, ti avevo detto che gareggiare ad alta velocità era molto molto pericoloso. Per fortuna non ti è successo niente, altrimenti chi la sentiva la tua maestra? Oh ragazzi, scusatemi davvero, non volevo. Oh, mi dispiace tantissimo. Beh, l'importante è che hai imparato la lezione. Oh, però posso chiedervi un favore? Dici pure, George. Vi prego, non dite niente alla mia maestra, altrimenti mi metterà in punizione. Beh, non so se possiamo farlo. Io credo di sì, Cruz. Alla fine è andato tutto bene. So che non si fa, ma possiamo chiudere un occhio per una volta. Oh, grazie mille, siete davvero gentilissimi. Oh mamma, George, stai bene? Che cosa è successo? Ho sentito un gran rumore. Oh, non si preoccupi, George sta benissimo. E perché c'è questo camion ribaltato? George, sei stato tu? Io veramente... No, non si preoccupi, purtroppo il camion ha avuto un problema e si è ribaltato. George era di là a far benzina. Sta benissimo e si è comportato davvero bene. Oh, meno male, sono contenta. Pensavo di dover ti mettere in punizione per qualche tua marachella. No, no, non si preoccupi. Anzi, è stato talmente bravo che adesso per premiarlo gli faremo fare un bel giretto in pista. Oh, davvero? Ma credi che sia sicuro? Beh, ovviamente non gireremo ad alta velocità. Andremo piano giusto per fargli provare l'ebbrezza di stare in pista. Oh, che bello! Vado a sedermi là in fondo allora, così posso vederti in pista e farti qualche fotografia. Oh, grazie mille, prof! Oh, grazie ragazzi, siete stati davvero gentilissimi a non dire niente alla mia maestra. Beh, la lezione l'hai imparata, George, quindi spero che non si ripeti mai più. Già, noi non siamo abituati a certe cose e soprattutto non siamo abituati a dire bugie. Oh no no, prima e ultima volta, ve lo prometto. Dai Cruz, portalo a fare un giro. Vieni George, seguimi che andiamo. Oh sì, arrivo. Pronto Cruz? Prontissimo. Andiamo allora. Oh, che bello, finalmente sono in pista. Oh, bravissimo George. Dai, facciamo un'accelerata. Wow. Allora bambini, avete imparato anche voi la lezione? Non bisogna mai disobbedire e soprattutto mai dire bugie alle proprie maestre. Il nostro George ha rischiato davvero grosso. Se il video vi è piaciuto lasciateci un bel mi piace e se non lo avete ancora fatto cliccate qui per iscrivervi al canale. Mentre se volete vedere tantissimi altri video cliccate qui e noi ci vediamo prestissimo. Ciao bambini!